Qualche differenza di colori, materiali, eccetera, ma sono tutti molto simili, è identico alle altre navi. Faccio una sintesi su perché questo teatro è disegnato così. Intanto l'idea è quella di fare un teatro, come dire, diverso dai teatri che si vedono a bordo delle navi, no? Quindi che potesse dare un'interpretazione di spazio scenico esportabile, no? Il discorso che su una nave, secondo noi, bisogna fare sempre qualche cosa che abbia un valore al di là, no? Della nave stessa, e possa, come dire, dare un contributo così culturale allo sviluppo del linguaggio, dell'architettura interna, eccetera. In questo caso, perché il teatro è così? Perché l'idea di base è quella di fare uno spazio che interagisce con lo spettacolo. Qui non si fa opera, non si fa musica da camera o altre cose, è uno spettacolo fatto di suono, di luci, molta luce, eccetera, molto dinamico. E quindi lo studio di questo teatro è stato concepito in funzione di questo, per interagire con la regia scenica. Quindi tutte queste superfici sfalsate, di diversa altezza, sia il soffitto che le pareti, anche il soffitto necessariamente ha una maggiore regolarità rispetto alle pareti, con questo alluminio, laminato alluminio, la foglia d'alluminio, eccetera, effettivamente viene utilizzato come previsto. Cioè, se voi avrete visto lo spettacolo, viene molto utilizzato per portare la scena, le luci qui, e quindi avvolgere un po' lo spettatore. Lo spettatore si sente molto più avvolto rispetto a un locale magari tutto opaco, tutto scuro, eccetera. E questo capovolge un pochino il rapporto, no, con lo spettacolo. La poltrona è all'altezza diversa, un pochino si rifà questo concetto che lo spettatore è un po' più attore, quindi si vuole un pochino diversificare il rapporto. C'è tutto un legame. Quindi l'approccio decostruttivista è un po' servito a questo, per creare questa... E viene corretto con software, in maniera che non ci siano echi, riverberi, eccetera. Tuttavia, diciamo, il fatto di avere una grande frammentazione della superficie aiuta molto, perché riduce molto il rischio di riverbero. Ho notato che, dire, che c'è una buona visibilità, a parte le vite più estreme, dove è un po' ridotta la visibilità, rispetto ad altre navi di altre compagnie, dove spesso la poltrona è dietro una colonna. Insomma, noi qui abbiamo fatto uno studio noi con il cantiere, abbiamo proposto noi delle soluzioni, abbiamo fatto noi le sezioni di visibilità, l'inclinazione, eccetera, perché si fa questo lavoro, facendo fare molte modifiche al cantiere. Non nasce perché il cantiere non voleva fare un teatro così. Siamo riusciti a spostare le colonne dove volevamo. Il cantiere ha studiato una struttura ad hoc, che è un cantiere molto bravo sull'ingegneria, quindi basta porre le questioni, loro sono tecnicamente sono molto bravi. E quindi hanno creato questo teatro che è strutturato per avere questi sbalzi, queste... Ma la nave è una struttura elastica, è una struttura che deve muoversi. Non ha importanza che vi siano molti vuoti, l'importanza è che nei punti di vuoti vi siano una chiusura di cerniera tutto intorno. Una nave, il teatro occupa tre ponti più alcune porzioni di altri ponti, in particolare per la fly tower dello sopra lo stage, cioè una guaina che va sul ponte superiore. E sullo stage c'è un ascensore, una grande pedana che va sul ponte di sotto per portare su macchinari o per essere utilizzato scenograficamente nello spettacolo. Il più duro dello spettacolo è del ristorante, sono legati, e quindi questo assicura una certa funzionalità della divisione dei teatri. Questo è un trucco, un vecchio trucco, che è sempre valido per cui i teatri... A parte le navi dove hanno, le navi col turno unico non hanno bisogno di un teatro, infatti vedete non ce li hanno, noterite, no? Se andate su una Silversia o su un coso, c'è un locale polivalente, ma non è per capire.
comunque si tende un pochino a ridurli, cioè in futuro anche l'MSC, il progetto che era in studio, prevedeva non più un locale a tre ponti, ma un teatro a due ponti e mezzo, con una diversa conformazione, ovviamente adatto a due ponti, più diversa da questa, quindi con un piano e una galleria un po' più. Quindi il prossimo sarà così? Dovrebbe essere così, adesso vediamo alla ripresa degli studi. Ho sentito tutto, quanti posti contiene questo teatro? Qui come eravamo, qua 1.600, un po' più. Nel 2006, 1.700, sì, sì. Vabbè, con questi progetti qua.